nostri con un'altra testimonianza della signora Fichera. Lei quando era piccolina appunto vedeva nelle campagne di famiglia a Naso in provincia di Messina questi dischi. Ha segnalato recentemente la signora al Centro Ufologico Nazionale un avvistamento che è avvenuto questa volta nel mese di gennaio del 2006, sempre a Giardini Naxos. Sentiamo l'altro intervento della signora Fichera. Dunque, io di solito la notte mi alzo 2 o 3 volte. Questa volta erano circa le 3, dopo, più o meno, e mi avvicino, devo andare? Sì, mi avvicino. Qui in cucina, perché siccome lascio sempre tutto aperto la notte, mi avvicino in cucina e mi metto dietro i vetri, mettendomi qui all'altezza di quella palma, in fondo vedo questo enorme disco che aveva intorno delle luci, e vedo sta cosa così e mi metto a guardare nel fissarla. A un certo punto vedo che prende la corsa e va, sparisce completamente, e da lì mi sono resa conto che era un disco volante, perché io vedevo questa cosa rotonda che non mi spiegavo che cosa poteva essere. Si vede che si è vista spiata, non lo so, a un certo punto va, e con queste luci me ne sono accorta che era una cosa reale. Ma faceva rumore? No, io da qui non ho sentito, no, niente rumore. Che colore aveva questo oggetto? Scuro, un grigio scuro. E emanava una luce? Sì, e aveva tutto intorno delle luci. Di che colore erano queste luci? Queste luci un po', sai, accese, non erano forte, delle luci forte. Bianche, azzurre, rosse. Sì, quel bianco colore? Sporco, diciamo, non sì. È che si vedeva. E basta, non. E niente, sono rimasta talmente. Intanto facciamo parlare il giornalista Jaime Maussan, è un giornalista della rete televisiva satellitare Televisa di Città del Messico, che copre più o meno tutta l'America Latina, che ha un'importante testimonianza da raccontarci proprio in merito a quello che sta succedendo in questo periodo in Messico. E allora via con la testimonianza del giornalista Maussan. Desde 1991 Dal 1991 ci siamo resi conto che il cielo di Città del Messico era solcato da oggetti che in alcuni casi venivano registrati dalle telecamere amatoriali della gente comune. E da allora abbiamo chiesto alle persone di osservare il cielo e di riprendere con le telecamere questi fenomeni. Io li presentai in televisione. Ho poi presentato in televisione i risultati. E da lì si è creato un circolo virtuoso che ha fatto sì che il Messico si trasformasse in un centro di attenzione mondiale per questi avvistamenti, soprattutto perché in questo modo si sono prodotte il maggior numero di prove al mondo della presenza di questi fenomeni. Crediamo che queste sfere non siano veicoli terrestri, perché realizzano forme geometriche, restano nel cielo o si muovono insieme contemporaneamente. Non conosciamo questo tipo di tecnologia sulla Terra e pertanto riteniamo che non appartengano a questo mondo e che siano una chiara manifestazione di una presenza aliena nel nostro pianeta. Noi riceviamo costantemente un gran numero di telefonate da parte di persone che hanno avvistato delle flottiglie e che vogliono inviarci un video. Per questo motivo possiamo essere assolutamente convinti che fino ad ora nessun video sulle flottiglie ricevuto è un falso. Gli esperti ufologi di tutto il mondo lo hanno confermato. Negli ultimi anni abbiamo osservato una crescita del fenomeno. Sono state registrate flottiglie di 100, 200, fino a 1000 sfere. Queste sfere mostrano un comportamento intelligente. Inoltre, in fotografie effettuate con macchine fotografiche digitali, sono stati osservati in modo casuale esseri che avrebbero caratteristiche non umane. È difficile per il momento dire se si tratta di modelli, ma la ripetizione di tali fenomeni ne dimostra l'autenticità. Inoltre, con un telefono cellulare, sono state registrate immagini di un essere extraterrestre con caratteristiche non umane.
ad esempio braccia lunghe più di un metro. Nello stesso luogo sono stati rintracciati alti livelli di radioattività che hanno sorpreso molti scienziati. Sono convinto dell'esistenza di questi esseri e della loro presenza sulla Terra, perché io stesso ne sono stato testimone. E questo mi ha convinto nel profondo del cuore. Non sappiamo da dove vengono. Non sembrano esseri umani, ma sono intelligenti. Sono bipedi, hanno due piedi, due mani, le dita, e sembrano intelligenti come gli esseri umani, solo con un'altra forma. Un ricercatore, Pedro Avila, ha pensato che fosse giusto collocare nello stesso luogo due telecamere, una a raggi infrarossi e l'altra normale. Osservando il cielo per qualche mese, Avila si rese conto che con la telecamera a raggi infrarossi poteva individuare degli oggetti che l'altra telecamera non poteva registrare. Per questo ha deciso di registrare con entrambe le telecamere e, se osserviamo le immagini prodotte, è evidente che le riprese sono state realizzate nello stesso momento. È straordinario, perché nelle immagini prodotte dalla telecamera normale questi oggetti non si vedono, e questo dimostra che esiste l'invisibilità e che questi oggetti sono in grado di rendersi invisibili, non di smaterializzarsi, ma di rendersi semplicemente invisibili allo spettro visivo dei nostri occhi. Questa la testimonianza del giornalista messicano Jaime Maussan sulla situazione appunto in Messico e comunque in genere nei paesi dell'America, con il giornalista di Letoianni Sebastiano Timpanaro. Era una sera dei primi di gennaio del 1994, io mi trovavo in questo locale, una paninoteca, ero con alcuni amici qui in piazza Durante a Letoianni. Ad un certo punto stavo uscendo dal locale, avevo appena salutato gli amici con i quali avevo trascorso la serata e sono stato chiamato da una serie di altri amici di Letoianni che mi hanno pregato di venire subito nel lungomare e di venire a constatare quello che loro già da quasi un'ora vedevano. Erano appunto più o meno 1:30, quindi questo contatto visivo, chiamiamolo così, era cominciato dopo la mezzanotte, intorno a mezzanotte e mezza. Una luce piantata in direzione dello stretto di Messina, una luce che potrei descrivere in questa maniera: un punto, un puntino luminoso, però ben distinto, ben definito, che emetteva un bagliore preciso. Una luce che cambiava, che seguiva un modulo particolare, cioè passando dal giallo al verde, dal verde al rosso, dal rosso al blu, e poi così, sempre secondo questa sequenza e secondo questi quattro colori. E la stranezza, la particolarità di questo avvistamento sta appunto in questo: noi non sapevamo di cosa si trattasse, abbiamo fatto una serie ovviamente di ipotesi, le più svariate. Era un oggetto volante, si pensa, non identificato, quindi potrebbe rientrare nei canoni dell'UFO, proprio perché oggetto volante sicuramente e sicuramente non identificato. Ma la particolarità stava proprio in questo, in questa luce precisa, un punto preciso, piantato in direzione dello stretto di Messina, molto a largo, molto a mare, con questi colori che ritmicamente cambiavano con questa sequenza ben precisa. Fatto molto importante. Abbiamo visto, ho continuato io a vedere con questi amici, il primo a vedere, a scorgere questo avvistamento è stato un giovane marocchino, un ragazzo che appunto lavora col padre in un ristorante del luogo e che fu il primo a chiamare gli altri amici di Letoianni per fargli appunto vedere quello che lui per primo aveva visto. Ecco, la stranezza sta poi in ciò che questo avvistamento è continuato per almeno mezz'ora, dopodiché questa luce si è persa, come dissoltasi. D'altronde quello che vedevo io lo vedevamo un po' tutti, quindi questa luce sicuramente ad un certo punto non si è vista, per poi dopo una serie di minuti riapparire in un punto non identico al precedente ma comunque vicino, per poi dopo una serie di minuti riscomparire e per poi riapparire. Io ho seguito tutto questo andirivieni intorno alle 3:15, 3 di notte, dopodiché ho lasciato gli amici che c'erano già prima
che poi ho rincontrato all'indomani mattina e che mi hanno detto che questo andirivieni, questa luce che appariva, che scompariva, è proseguito nell'arco della nottata, diciamo quasi sino alle prime luci dell'alba, sino a quando loro hanno avuto la forza e la pazienza di seguirlo con gli occhi piantati sullo stretto di Messina. Questa è la testimonianza del giornalista Sebastiano Timpanaro dalle Toianni. Vi diamo anche un'altra anticipazione, ascolteremo un'altra testimonianza molto importante nel corso della prossima puntata di Cose dell'Altro.